ragazzi, non potete capire, oh, se c'è, no, raga, non ci posso credere che succe, raga, porca puttana. Sapete che succe, raga, no, raga, non sapete che cazzo è succe, non ci credo. Cioè, già avevo messo degli screen su Facebook ambivaleschi, raga, cioè, io non ci credo, raga, dopo 7-5-4 anni della mia carriera da sniper, dopo 7-400 anni di sniping, sono entrato nei Fades, raga, non ci posso credere, non ci posso credere, raga. Cioè, figa, sto nei Fades, mi sono messo il clan Red, figa, sono un coglione. Cioè, raga, vi spiego che è succe, beh, non so se la conoscete, voi che siete coglioni, non siete come me, Fades. Non so se avete presente la super mega iper famosissima... figa, sono entrato nei Fades, raga. La super mega fiera, ecco, ero alle 3 a farmi un giro. Alle 5 del pomeriggio, non alle 3. E comunque era la fiera delle 3. Figa, sono entrato nei Fades, raga, potete capire. Figa. Vabbè, in pratica vedo in giro, mi becca Temper, mi riconosce che sono Fades Joe. Cioè, non ancora Fades, però mi conosce che sono Joe. E mi fa... figa, un Fades ha detto. Io ho detto, no, aspetta, Cos. E mi fa, sì, oh, bella Joe. E mi fa, figa, ho visto Just Ron. Che figa, uno sniper. No, raga, non ci credo, figa. I mortacci 2, oh, Justron, jump feedback più bello di tutti i Fades, Justron. E allora mi fa, oh, tu che c'è il feedback italiano, visto che voi italiani non seguite i Fades, tu adesso ci entri nei Fades e ti fai un sacco di iscritti e ci vuoi iscritti italiani, perché gli iscritti italiani quando vedono in inglese sono tantissimi. Cioè, ci sta. Cioè, allora io tipo gli faccio, no, oh, frate, poi capi, no, no, frate, non mi fa piagne. Mi fa piagne, frate. Cioè, tipo, io non capivo più niente, gli faccio, oh, frate, stai calmo, un anagrafo, io sono un Fades. E poi tipo mi fa, scrivi a Blazzi che tipo devi dire, oh, a Banks, bella raga, vieni qui, ci sta, giù. Cioè, figa, raga, già non vi cagavo prima perché siete tutti coglioni, tutti sfigati. Cioè, adesso, oh mio Dio, sono scopo, raga, non ci posso, forse in Face, ci credo. Cioè, già non vi cagavo prima perché siete tutti schifi rispetto a me. Ora che siete andati in Face, ciao, raga, ciao. Ciao. Comunque, raga, per tutte quelle che stanno su Xbox come me perché box troppo forte, aggiungete tutti quanti Face, trattino basso, Joe 8, tutti quanti aggiungetemi. Face Joe 8, tutti, oh, voglio tutti, raga, tutti nel cuore, oh, popolo romano, giugele me, figa, raga, c'è troppo forte. Oddio, raga, no, c'è stata la prima Face, no, raga, è stata la prima per i Face, figa, Just Joe, troppo forte, Face Joe 8, episodio, raga, cioè, figa, in 5, oh, 2 ore fa creato il profilo, figa, raga, 2 ore fa creato il profilo, già hitto, figa, troppo forte. Comunque ragazzi, adesso torniamo seri. Prima di tutto, allora, volevo semplicemente dire che questo video è fatto totalmente ironico. Blu, se lo stai vedendo, anche se dubito che guardi i miei video, ma comunque se lo stai vedendo, non offenderti. Se hai problemi, magari scrivimi in privato. È stato fatto ovviamente ironicamente, è stato un troll, diciamo, al tuo video, una specie di parodia. E ora mi rivolgo a tutti voi fan di Blur e fan di Stallions, che più o meno i fan li condividiamo, tra virgolette, i fan li condividiamo perché gli iscritti di Sniper sono praticamente gli stessi. Se vi siete sentiti presi per il culo, ragazzi, da quel video, lasciate stare, era un troll, ragazzi. Ragazzi, cioè, ho capito che è stata abbastanza infame la cosa che ha fatto, soprattutto, cioè, fino alla fine. Io ovviamente non ci sono cascato perché comunque Blur, Fades, 2015, non può andare bene. E quindi ragazzi, io lo sapevo subito, poi ho fatto due controllate su Twitter, tra l'altro avevo commentato nel video di Blur, ma magicamente il mio commento dove spiego tutto non si vede, perché comunque se no andava a spoilerare il contenuto agli iscritti. Era uno dei canali meno iterati di tutto il tubo, i Stallions, tipo adesso si è preso tipo 300 dislike a video e continuerà a prendere tutti i video. Sta cosa mi dispiace, perché comunque mi farebbe piacere ritornare sul canale di Stallions per fare un altro video, ma non voglio prendermi dislike, quindi non ritorniamo sul canale di Stallions. E ragazzi, non ha senso fare uno scherzo del genere, soprattutto che fai tutti quegli screen su Facebook, dici ragazzi supportatemi, tutti che gli scrivono bei messaggi, grande Blu sei troppo forte, ho sempre puntato su di te, e adesso cioè glielo metti nel culo, vi ho trollato, sono il più simpatico d'Italia, cioè dai, ma veramente. Ovviamente non sto attaccando Blu, ma comunque era giusto il pensiero che ho io.
diciamo, fatto io la parodia, diciamo, del video troll. Viva, sono il più simpatico del mondo. Lasciatemi un like, lasciatemi un dislike, fate quel cazzo che volete. Se non avete visto il video di Blur, ve lo lascio in descrizione, così vi spammo anche il video di Blur. Da giù è tutto, ragazzi, non pendete. Anzi, no, un'ultima cosa. Non so se conoscete quei due sul server. Quei due sul server hanno fatto la stessa identica cosa, però con un gioco. Hanno detto, esce questo gioco, un gioco fighissimo, nuovissimo, bellissimo. Però a fine video hanno detto, ragazzi, questa cosa è falsa, è totalmente falsa. E io l'ho fatto perché questo video durava 12 minuti. Questa cosa abbiamo fatta e adesso vi diciamo, ragazzi, supportateci dicendo che è bello questo gioco, bla bla bla, nei commenti, per vedere che anche voi siete arrivati fino alla fine del video. E quindi se Blur alla fine del video diceva, ragazzi, questa cosa l'ho fatta per vedere chi magari veramente segue tutto il video o chiude il video prima, perché questa cosa dà fastidio anche a me nel mio canale, potevo capirlo, gli davo ragione, cioè aveva anche ragione. Però farlo così e alla fine mettere la video, ah, oh, vi ho trollato, e adesso su Facebook va a chiedere scusa per non prendersi tanti dislike, mi sembra un po', diciamo, bipolare, come dice lui. Ma comunque vabbè, da c'è tutto, ragazzi, bella.